In questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile sul Credo parallelo che 42 su il modo in cui Arthritis. una passione germoglia fondamentalmente non lo si possa vedere del tutto, magari è il momento in cui accade, ma cosa accade veramente non puoi vedere esattamente come non sei in grado di dire che forma hanno le radici di una rosa o di un fiore bellissimo. Andrebbero strappate per riuscire a vederle, ma condannerebbe a morte il fiore questa azione, quindi sarebbe meglio non saperlo del tutto e godere della Che sua bel conseguenza, racconto. no? E tu parli di passione come identità, è bellissima questa cosa, come essenza dell'umano. E poi hai raccontato delle fatiche incredibili, penso a Simonetta Di Pippo che è a capo di un'istituzione enorme, no? Per cui queste cose così piccole che però producono cose che poi, insomma, i tuoi brani hanno milioni di ascolti, dischi di platino, d'oro, insomma, quindi bella questa cosa. Quello Bellissimo che davvero. diceva Herman prima mi trova d'accordo, cioè in realtà magari su un tema diverso, ma il concetto è esattamente lo stesso, cioè io non ho mai cercato un obiettivo per l'obiettivo, il mio obiettivo era quello di fare qualche cosa durante, diciamo, la mia giornata lavorativa che non fosse, che non, diciamo, che mi facesse svegliare tutte le mattine con la voglia di lavorare e trovare un lavoro che fosse conoscenza continua, ma che mi consentisse anche di viaggiare, di avere, come dire, amici in tutte le parti del mondo, Una conoscere visione diverse molto ampia. culture, diciamo, di quello che è il futuro dell'umanità. E Quindi è anche sempre la situazione filosofia attuale stessa, la e filosofia. la matematica. Mi piaceva tantissimo il latino perché ha tutta questa costruzione matematica. E perché mi piace tanto la matematica? Perché, come dico io, ti porta dal caos all'ordine. E l'ordine è un fatto mentale, non è un fatto, diciamo, Ma è di come più un sistemi fatto liberi di ordine mentale, è anche di scomposizione dei problemi. E quindi la possibilità di, quando il problema è soprattutto complesso, andare a scomporlo in piccoli elementi e quindi andare a capire esattamente dove è il problema per poterlo risolvere. È una delle ragioni Che per le quali. meraviglia! È bellissima questa sensazione che abbiamo proprio due mondi, come dire, opposti uguali, no? Perché le canzoni di Ermal arrivano a tantissime persone. La sua visione sta dall'alto e comunque abbraccia tante Ha detto persone, una no? cosa che però Perché mi ha colpito molto, mi fa generare una domanda. dimmi. È lunga la strada del futuro dell'umanità? O è Allora, breve? questa è una domanda complicata. No, la domanda non è complicata, la risposta che è complicata perché, diciamo così, da scienziata, e da, conoscitrice delle politiche mondiali, posso dire che non è così facile, non è una strada così semplice da trovare, quella della mediazione tra tutti gli interessi. E in realtà questo è il grande lavoro della diplomazia, che non necessariamente sempre diciamo, va in porto, però è veramente l'importanza chiave della diplomazia, cercare di mettere insieme i bisogni, le necessità, le richieste un po' di tutti coloro che sono al mondo, quindi dai governi, le società civile, il settore privato e quindi la parte, se vuoi, più Sorge la economica, domanda, come ma io scrivo per me sviluppare. o per gli altri? Questo lo faccio per me o per condividerlo? E se lo condivido, e se lo faccio per condividerlo, è una forma di ego o è qualcosa di diverso? O semplicemente che senza gli altri qualunque cosa non ha più senso? E se così è, come mai è così difficile mediare? Mi riallaccio a quello che hai detto te prima, mediare fra tutti gli interessi delle varie nazioni, quando il bene supremo sono gli altri. Qual è quel tipo di interesse che lascia passare, che fa strada? No, o meglio, qual è quel tipo di interesse a cui fa strada l'interesse, il bene comune degli esseri umani? Quello a cui.
Contemporaneamente trovate i dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.